Ehi là, salve a tutti, ben ritrovati. Partiamo da questo presupposto. Sto registrando l'audio dopo aver registrato il gameplay, ovviamente, come ogni gameplay che si rispetti su YouTube, no? Ovviamente, no? Come avrete già potuto vedere in diversi gameplay, sì, va bene. Questo magari per voi è il solito gameplay che, no, che vi annoia, che non vi interessa. Ma vabbè, non importa. Quello che conta è che sto registrando queste. Ecco qui sono morto. Ammirate il mio fallimento. E riprendiamo la battaglia. Come dicevo, ho intenzione di registrare una serie di gameplay di pochi minuti. Non voglio fare dei pipponi che vi annoierebbero fino alla morte, ma ho intenzione di registrare una serie di gameplay su Devil May Cry 4. Così, giusto per aspettare l'arrivo di Devil May Cry 5, no? Quindi giochiamo con Nero, dato che comunque in Devil May Cry 5 ci troveremo con Nero. E nello specifico, qui stiamo giocando con Nero in modalità demone, ovvero nella selezione del personaggio noi possiamo scegliere Nero Super Form, ovvero dove Nero può essere in forma demoniaca tutte le volte che vuole. E poi usufruire. E qui muoio di nuovo. Ah già, dimenticavo, la modalità che ho scelto qui per la campagna è Mitico Cavaliere Oscuro, quindi perciò i nemici sono molto più forti del normale. Certo, non è mo la modalità Inferno-Inferno, però va bene lo stesso. Magari io sono un po' pippa, ma non fa niente. Detto questo, dicevo, come potete vedere, Nero qui ha tutte le sue abilità al massimo con questa modalità. Nero Super Form, insomma. Vedete anche la spada di fuoco perché la Blue Rose è sempre al massimo. No, ho sbagliato, la Blue Rose è il nome della pistola. Quindi perciò la spada, che non mi ricordo come si chiama. Solo un secondo. La Red Queen, si chiama la Red Queen. Ma vogliamo parlare delle armi di Nero? La Red Queen, ad esempio, è una spada che ha una natura meccanica alimentata da un sistema benzina chiamato Exit, attivabile in modo simile a un acceleratore di una moto che spruzzata sulla lama la incendia consentendo di sferrare attacchi più potenti. Quindi è per questo che diventa di fuoco la lama, capito? Invece la Blue Rose, guardiamo vedere la Blue Rose invece, è un revolver costruita personalmente da Nero e dotata di due canne che permettono di sparare due colpi insieme. Quindi, cosa vediamo nel gioco? Che questo revolver, che dovrebbe essere di 6 colpi, no? Giusto? È una pistola a 6 colpi, la famosa pistola a 6 colpi. Quindi perciò, siccome quella revolver ha due canne, spara due colpi alla volta, quindi perciò in tutto avrà 3 colpi a disposizione. Cioè, avrà 3 colpi, così avrà una coppia di due. Quindi dovrebbe scaricare subito, quindi ogni volta dovrebbe ricaricare. Ma nel gioco ovviamente non succede questo. Non c'è l'attimo della ricarica, no, c'è la sparatoria continua, come se ci fossero munizioni infinite, come se il revolver potesse. Se il gioco ha queste meccaniche nonsense. Ma è Devil May Cry, quindi bando alle ciance. Tra poco mi accingerò a fare la super mossa con lo stand di Nero. Ora è qualcosa di magnifico, qualcosa. Lo colpisco ardentemente, anche lui mi colpisce ardentemente. Però stavolta ho imparato a schivare i colpi. Quindi, insomma, sono diventato bravo dopo un paio di volte che sono morto, eh? Vero? Mamma mia. Questo pro. Lo colpisco strenuamente. Con le lame che mi escono dal corpo. Ultimo colpo. È finita. Ah, voi magari vi starete chiedendo perché io ho fatto un video del genere, magari senza senso, un po' così, un po' lì. Perché è così che vanno certi video su YouTube, così che vanno avanti, perché ormai la logica e il buonsenso, non tanto il buonsenso, la logica non attira tantissimo, a meno che non spendi parecchio, insomma, se non ci investi sopra, allora il video va avanti e magari viene apprezzato. Quindi perciò è più divertente fare qualcosa di no sense, caricarlo sul canale e sperare di essere apprezzato, almeno cercare di far ridere ogni tanto, e questo è il senso per cui cerco di, non so,
di buttarla un po' lì. Certo, non mi aspetto di far ridere, però cerco di essere più spontaneo possibile. Ecco cosa cerco di fare. E detto questo, spero che il video possa piacere, possa avervi distratto per qualche minuto dalle cose serie della vita. Quindi spero che più avanti, continuando a fare questo tipo di video, appunto cercando di buttarlo un po' sul nonsense, cercando di essere spontaneo, quindi cercando di distrarmi dalla serietà della vita, io spero che tutto ciò possa essere di aiuto anche a voi che guarderete questo video, che possa aiutarvi a distrarvi almeno per qualche minuto, come succede anche per me. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ragazzi.